a 20 anni dall'omicidio Marcone, cosa che realmente è cambiato in questa città? Una città che ha voglia di reagire, di difendere il principio di legalità e di reagire in ogni forma, in ogni modo ai vari esempi che purtroppo denigrano questa bella nostra amata città di Foggia. Foggia è fatta di gente che ha voglia di lavorare, gente per bene, che vuole investire il suo futuro per la crescita e il futuro dei propri figli. Quindi questa reazione a quella illegalità diffusa avviene anche con questa commemorazione, per non dimenticare, non tale da abbattere quel muro di omertà, quel muro di silenzio che purtroppo ancora oggi non consegna alle patrie galere coloro i quali hanno colpito a morte il nostro concittadino Francesco Marcone. È stato all'epoca una sconfitta per lo Stato, e quando intendo lo Stato intendo non solo i rappresentanti istituzionali dello Stato, ma intendo i cittadini dello Stato, i cittadini dello Stato italiano che molte volte con il loro silenzio, con la loro indifferenza hanno colpito doppiamente a morte Francesco Marcone.